spettacolo sta per cominciare. Si avverte il gentile pubblico che è assolutamente vietato fare foto con il telefonino o riprese video con altri strumenti. Grazie e buona giornata. Ci vedo io. Vedo solo la mia ombra ed è tutta scura in volto. L'hai capita? È scura in volto. Perché non ridi? Che giorno è oggi, Lilu? Avanti! Non mi piace questo gioco. Sei morto, Lilu? No. No, se fosse morto me ne ricorderei. Capitano? Capitano? Avete visto mio fratello? Deve essere qui da qualche parte su questa isola. Che strana isola, capitano. Chi regna qui? Orsino. Ed è bello? Ed è scapolo? Allora il capitano raccontò a Viola che il duca Orsino era innamorato della bella Olivia, la virtuosa figlia di un conte che l'aveva affidata dopo morto alle cure di suo fratello, anch'egli sfortunatamente scomparso poco tempo dopo. Così Viola, che era tristemente afflitta anch'ella per la scomparsa di suo fratello Sebastiano, desiderò di prendere servizio presso quella dama. Ma Olivia non ammetteva più nessuno in casa propria, neppure il duca Orsino in persona. Così Viola elaborò un nuovo progetto. Si sarebbe travestita da uomo e avrebbe preso servizio come paggio presso il duca Orsino. Si procurò degli abiti della stessa foggia di quelli di suo fratello Sebastiano e quando li indossò, la somiglianza tra i due fu talmente perfetta da generare strani equivoci. Infatti, come tra poco apprenderemo, Sebastiano era ancora vivo e i due furono ripetutamente scambiati per l'altra, prima di potersi finalmente riabbracciare ed essere felici. Ma poiché anche oggi Sebastiano è in ritardo, torniamo a Viola. Viola si travestì da uomo e si presentò alla porta del duca Orsino con il nome di Cesare. Mary! 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 Scusami se ho fatto tardi, Mary, ma sono stato di nuovo impegnato tutta la serata con quel caprone ignorante di David Issei, il mio editore. Che cialtrone, Mary, mi tiene a distanza come si fa con i malati di mente, Mary. Sono 2 anni che non pubblica niente di mio. Mary? Dormivi? Cosa vuoi? Scusami se ho fatto tardi, ma sono stato tutta la serata con David Issei, il mio editore, per la pubblicazione del... Charles. Sì, certo, giusto. Certo. Giusto. Certo.
giusto. Charles, non riesco a riaddormentarmi se fai così. Benissimo, e allora puoi starmi a sentire. Sono stato da David Isseis, il mio editore, per la pubblicazione del nuovo... Vieni al dunque, Charles. Ti pubblica? Buonanotte, Charlie. No, aspetta! Aspetta, non hai capito. Questa volta era diverso. Era diverso, mi aveva chiesto di vedermi di persona. Di persona, a me, a Charles Lamb. Di persona, io credevo che fosse per pubblicarmi. No? Voleva vedermi di persona, a me, e invece voleva soltanto dirmi, aspetta che me lo sono segnato per essere preciso. Voleva dirmi che sono un ragazzo troppo melanconico, la cui piagnucolosa miscellanea che si ostina a chiamare poesia interesserebbe soltanto un credulone, Mary. Un credulone, a me, a Charles Lamb, all'autore di John Woodville. Anche se non è mai stato rappresentato. Ma parla a lui. Che si occupa soltanto di saggi, di trattati, signor Lamb. Questo è lui. Signor Lamb. Attualmente la politica della nostra casa editrice si occupa prevalentemente dell'educazione dei giovani. Bella educazione. Pagine e pagine di solfe insopportabili in cui concetti ampolosi vengono anteposti alle emozioni. Se mai dovessi accettare di scrivere un saggio per quell'uomo, Mary, ricordami di firmarlo con il nome di Elia, un bugiardo. Ha ragione, Charles. Eh? Sei davvero melanconico. Sei davvero un credulone. Altrimenti non avresti passato dei mesi nel manicomio di Hoxton. Non hai capito, io ho capito benissimo, no, Charles, sei no, tu che non capisci. Io capisco, ti sei dimenticato di quando da piccolo scrivevi peggio di come parlavi? Aiuti, devo copiare l'Ulissea, così la chiamavi, Ulissea. Povero piccolo Charlie, talmente tartaglia da non riuscire neppure a terminare gli studi in seminario. Chi lo vuole un prete che non sa neppure sillabare un Padre Nostro? Eppure tu dovevi studiare, non io, perché tu eri il maschietto, non io, e non sta bene che un maschietto non sappia scrivere. Tieni bene la penna, Charles. Mary, impara a ricamare. Charles, sta dritto e vesti bene. Mary, smettila di ridere come un'oca. Che vuoi dimostrare? Che so scrivere anch'io, Charles. È molto meglio di te, per cui smettila di pavoneggiarti e poi piagnucolare. L'unico motivo per cui tu hai un editore e io no è la penna che ti ritrovi in mezzo alle gambe, non certo quella che impugni con tanta fierezza. Scusa. Io credevo che ti interessasse. Ma certo che mi interessa, Charles. È solo che tu mi hai lasciato da sola. E io non posso restare da sola. Io non devo restare da sola quando tu te ne vai e mi lasci sola. Io ricomincio a vederli. Sento le loro voci, le loro risate. E allora leggo, Charles. Preferisco che siano i libri a pensare per me, ma quelle, le voci ricominciano e io non so che fare. E allora perdo il tempo. Possono passare minuti, ore, giorni, io non lo so. Io perdo il tempo. E quando finalmente mi sono ripresa non riesco a fare altro che fissare la parete, immobile, per paura che si riempia di nuovo di sguardi. Tu non lo sai che cosa vuol dire, Charles. Tu non lo capisci. Mary, non c'è nessuno lì? Ma certo che sì, Charles. Da sempre. Io volevo solo scrivere e invece eccomi qua. Tu lo sai come la chiamano una donna della mia età? Ancora avvenente che sa scrivere ma non ha un marito. Elisabetta prima Tudor. Sei un idiota, Charles Lamb. E stai attenta a Mary Lamb, che pare sia una tara familiare. Tu sei brava. Io lo so, eh?
E presto pubblicherai anche tu, te lo prometto. Prometti? Te lo prometto. Presto pubblicherai, tutti quanti ti leggeranno, è vero? Vedranno come sei brava e un po' per volta tutti dimenticheranno quello che hai fatto a mamma. Che cosa hai detto, Charles? Non devi dirlo mai! Non devi dirlo mai! Charles? Charlie, ti ho fatto male? Oddio, sono un mostro. Charlie, non ti ho fatto male, vero? Vieni fuori di lì, ti prego, Charles. Charlie, sei vivo! Ma è stato meglio! Ci pensi? Orazio, questo cranio aveva una lingua un tempo e sapeva cantare. Povero Yorick. Me la racconti, Charles? È tardi, Mary. Ti prego. Non so se riusciamo a fare... Ti scongiuro, Charles. Portami lontano da qui. Certo. Certo. Mettiti comoda, eh? Tutto inizia così, eh? C'era una volta Gertrude, la regina di Danimarca. Gertrude, divenuta vedova anzitempo per la prematura scomparsa del re suo marito, sposò in seconde nozze il fratello di quest'ultimo, Claudio, escludendo di fatto dalla successione il legittimo erede al trono, il principe Amleto. Questo gesto sconsiderato insospettì tutta la corte che malignò si trattasse di un piano del domello re per mettere le mani sullo scettro, ma più di ogni altro impressionò proprio Amleto. Il principe adorava suo padre fino all'idolatria e quel gesto lo fece sprofondare in una profonda melanconia. Non leggeva più, non praticava più esercizio fisico, perse il suo bel aspetto, non si concedeva gli svaghi dei giovani. Il principe è pazzo, dicevano tutti. Il principe è pazzo, allora? Non ha occhi, un pazzo, non ha braccia, mani, se ci pungete non sanguiniamo. Charles, stai facendo confusione. Ah già. Una notte era freddo. E apparve ad Amleto lo spirito di suo padre con tutta l'armatura d'ordinanza. Amleto, padre, re! Gridò e si fiondò a inseguirlo. Quando arrivarono in cima alla torre più alta del castello, lo spettro si fermò e disse che davvero era stato ucciso da suo fratello Claudio, che durante il riposo gli aveva versato nell'orecchio alcune gocce di giuschiamo veleno e sparì. Amleto giurò vendetta a quello spirito e confessò il suo piano soltanto al suo amico Orazio. Da quel momento si sarebbe davvero finto pazzo. In questo modo avrebbe avuto via libera per perseguire i suoi scopi. Così assunse un atteggiamento bislacco e stravagante e finse così bene di essere matto da convincere tutti a corte, finanche la regina sua madre e il re suo zio. Ma uccidere Claudio non era una cosa facile, perché questo era sempre circondato dalle guardie. Poi questa melanconia in cui lui si trovava lo rendeva inerme e dubbioso, ma mentre era preso appunto da questi dubbi, arrivò a palazzo una compagnia di attori, e così Amleto capì. Avrebbe chiesto a quegli attori di recitare davanti a suo zio qualcosa di simile all'assassinio di suo padre. Ne avrebbe osservato le reazioni, lo avrebbe colto nel vivo. Ora sapeva che cosa fare, lo spettacolo cominciò. Ma prima ancora che finisse il secondo atto, il re si alzò e andò via. Eccola qua! Eccola la prova che aspettava! Prima di tutto andò dalla regina, sua madre, e disse che aveva ucciso il padre, che aveva sposato un usurpatore. A quel punto sentì qualcosa dietro una tenda, un rumore, un suono. Era Polonio. Ah, un topo però, gridò Amleto. Un topo, gridò, e affondò la lama. Ancora, e ancora, Charles, e ancora. Charles, e ancora. Basta, ti prego, Charles! Charles, basta! A
Ad ogni modo il piano del nostro principe Amleto era ormai cominciato e nulla avrebbe potuto fermarlo. E così a Amleto, a costo della sua stessa vita, uccise il re, vendicò il padre e consegnò la Danimarca nelle mani di un sovrano migliore. Forte braccio, nota margine. Fine. Ti sei di nuovo dimenticato di Ofelia. Lasciamola stare, poverina. È il mio personaggio preferito. Sì, e ne ha passate abbastanza senza essere infilate in un mio racconto. Ma è il mio preferito, Charles. E te lo racconto domani. Promesso? Promesso. Charles, non lasciarmi più da sola. No, non lo farò. Fino all'ultimo istante. Fino all'ultimo istante. Sì, arrivo. Arrivo. Sì, scusate. Scusate il ritardo, dottore. Sì, scusate. È che tra il lavoro e Mary non so più proprio come dividermi. Figuratevi che arrivo sempre tardi al lavoro e allora poi sono costretto a recuperare. Andando via prima. Questo aveva fatto tanto ridere i colleghi e pensavo che... Meglio. Sì, insomma, niente più notte insonni, niente più crisi di panico, di ansia. E come dicevate noi, no? Voi no? Al manicomio di Hoxton si tratta soltanto di una tara familiare che devo imparare a gestire. La sto gestendo, la gestisco. E cosa? Mary? Benone! Sì, niente più attacchi di ira, niente più gesti violenti, o comunque non come quando... Che cosa? Cioè, certo. È certo che mi occupo di lei, dottore. Da quando ho giurato che me ne sarei occupato, io non penso ad altro, eh. Tutta la mia vita ruota attorno alla sua, io neanche ce l'ho più. Una vita. Ed è appunto per questo, dottore, che sono venuto a parlarvi, no? Perché visto che le cose vanno meglio, io credo, dottore, che sia arrivato il momento di accogliere nuove persone a casa, no? Eh sì, dottore, non bisogna essere nati nobili per avere dei pensieri nobili. Io sono giovane, ho un buon posto di lavoro come contabile presso la East India Company. Immagino che sia normale, no? Che io indugi in dei pensieri romantici. Me lo meriterei, no, dottore? Me lo merito, no? Eh? Sì? 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 Esini. In effetti c'è già qualcuna che... Bravo, dottore, sì. Esini. Fanny? Fanny divertente. Fanny si chiama Fanny. Fanny Kelly, sì, bellissima. Fa l'attrice, bellissima. No, non mi conosce, no. Non ci siamo mai incontrati, no. Certo, se la mettete così, dottore, sarà piuttosto stupita di ricevere una mia proposta di nozze per posta, però, dottore, mettetevi nei miei panni, no? Io sono sempre in ufficio oppure a casa con Mary, non lo trovo proprio il tempo per conoscere nuove persone. Io semplicemente ho visto un suo ritratto in una locandina davanti al teatro e mi sono innamorato di lei, ecco, e io non... Voi dite che potrebbe... Beh, questa è un'idea. Questa è una bella idea, dottore, sì, mi piace. Questa è una bella idea, bravo, dottore, si vede che siete bravo, dottore. Sì, grazie, dottore. Allora io corro a dirlo a Mary, impazzirà di gioia, scusate, dottore. Uscita infelice, grazie. Grazie, dottore, grazie. Grazie, Mary, grazie. Mary. Alzati, Mary, andiamo a teatro. Stai scherzando? No, per niente. Sono stato dal dottore. Sono stato dal dottore che mi ha detto. Che mi ha detto. Aspetta, me lo sono segnato per essere preciso.
che ti farebbe bene tornare alla vita mondana. Allora io ho pensato che, visto che a te piace il teatro, oddio, potrei... Oddio. No, aspetta, così si rovinano, aspetta. E ci sarà gente, Charles? Certo che ci sarà gente. La prima di Romeo e Giulietta al Drury Lane. Che cosa? È la prima di Romeo e Giulietta al Drury Lane. No, Charles, io non ce la faccio. No, ce la fai, con quello che ho speso ce la fai, e come? E se mi guardano? Tu ringrazi, sorridi e ti lusinghi come le signorine per bene, eh? No, Charles, non scherzare. C'è tanta gente lì fuori, sono tutti arrabbiati, con me. Ma quando mai? Charles, io non esco di casa da troppo tempo. Che cosa ne so di cosa mi aspetta? Lì Mary, fuori. Ci sarò io con te fino all'ultimo istante. Charles, Mary, fino all'ultimo istante. Andiamo a teatro. Andiamo a teatro! Desperate pilot, now at once run on the dashing rocks, that seasick weary bark. Here's to my love. Oh, true apothecary, thy drugs are quick. Thus, with a kiss, I die. Mary, che succede, Mary? Mary, è successo qualcosa? Mary, se è successo qualcosa... Lasciami stare! Mary, tu me lo devi dire se è successo qualcosa. Mary, io sono tuo fratello, io devo saperlo, Mary. Mary, qualcuno ti ha offeso, Mary, qualcuno ti ha detto qualcosa, Mary. Mary, se qualcuno ti ha detto qualcosa, tu me lo devi dire, io lo devo sapere, Mary. Mary, tu sei mia sorella, Mary. Non si è mai detto che la sorella di Charles Lamb viene offesa e qualcuno rimane impunito! Charles! Lo spettacolo era brutto! Certo. Giusto. Certo. Erano 10 anni, Charles, che non andavo a teatro. 10 anni! Fissavo il sipario nell'attesa che si aprisse, e mi catapultasse in una di quelle storie che tanto piacciono a me, che tanto piacciono a noi. Io volevo vedere quei personaggi, appassionarmi alle loro vicende, sentirle anche un po' mie. E invece mi sono ritrovata ad assistere a una specie di circo inumano. Oh, qual luce illumina quella finestra, quello è l'Oriente, Giulietta, è il sole. Ma chi parla così nella vita vera? Romeo. Eh? No. E che pensa? E poi quelle voci tutte basse, tonanti, come se dire una parola o due fino alla fine costituisse di per sé un merito, un'impresa degna di nota. E poi, Charles, i gesti. Chi prende così una spada? Tebaldo. Eh? No. Un polpo, una sogliola forse, non certo un essere umano. Ah, Charles, è quella brutta, bruttissima,
bruttissima abitudine che avevano gli attori di non guardarsi negli occhi. Perché Romeo non guarda Giulietta negli occhi? Eh? Se ne sta lì, impalato a guardare noi, anzi a farsi guardare. Tutti loro, compiaciuti nella bellezza dei loro costumi, a declamare battute ciascun per sé, come se noi fossimo così stupidi da cadere nei loro malfatti trucchetti per sembrare credibili. E questo lo chiamano teatro. Schifo, 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 schifo! Certo. Giusto. Certo, sì. Però... quell'attrice, eh? Fan qualcosa, quella che faceva Giulietta non era male, eh? La peggiore, certo, affettata oltre ogni ragionevole amore per il patetico, talmente finta che mi sarei aspettata di vederla scomparire nel fondale dipinto, gli occhi strabuzzati, il profilo migliore sempre ben illuminato, i gesti artefatti, colpa di tutti, brava che si sarà sentita gridare da uomini desiderosi soltanto di infilarsi nel suo letto. Che barbarie, Charles! Barbarie! Charles, se un attore è così pieno di sé, dove lo trova lo spazio per lasciare entrare i personaggi? I personaggi, Charles. È per loro che voglio andare a teatro, sono le loro storie a interessarmi. Se un attore non è disposto a sacrificarsi per lasciarle vivere, allora non mi interessa. Vuole diventare famoso? E allora magari si metta a fare del bene. Così magari un buon commediografo lo nota e ci scrive su una commedia, ma se ne andasse dalle scene, perché fanno questo lavoro, eh? Io non sono disposta ad ascoltare una sola parola che provenga da un cuore così arido da non capire che uno che parla non può ignorare 300 che ascoltano. Mi dispiace, Mary, io... Grazie. Grazie, Charles. Non mi sentivo così sana di mente in un mondo di matti da tanto, 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 tanto tempo. Buonanotte, Charlie. Buonanotte, Mary. E prego, eh. I personaggi, le persone, barbarie, le persone. Mia carissima fan Barbara, mia carissima Barbara, voi non mi conoscete, ma io conosco voi. Mi chiamo Charles Lamb e sono uno scrittore. Forse avrete sentito parlare di me per la mia piccola opera John Woodville. Ma di questa forse è meglio parlarne un'altra volta davanti a un tè. Questa sera al Drury Lane siete stata magnifica. Vi ho vista che ero insieme a mia sorella, Mary. Anche lei vi ha adorata. La vostra interpretazione di Giulietta è risultata sincera e credibile. Parole sue. Quanto a me, grazie alla vostra maestria, io ho capito che per concepire grandi opere c'è bisogno di luoghi suggestivi e io invece mi ostino a scrivere qui nel mio studio, la cui maggiore suggestione è data
da una chiazza sul soffitto che continua ad allargarsi e gocciola talvolta. Ecco. Eppure da stasera avrò una musa a guidare la mia penna, poiché ogni volta che chiudo gli occhi io vedo voi. Mi piacerebbe esservi amico un giorno e poi chissà, sono giovane, ho un buon posto di lavoro come contabile, sono ricco. Ho una tenuta e di certo la mia amicizia potrebbe essere per voi attrice di solidità e conforto, ma non mettiamo il carro dinanzi ai buoi, eh? Perché porre limiti all'imprevedibilità dell'amore? Sinceramente vostro, Charles Lamb. I personaggi. Le persone. I personaggi. La barbaria. I personaggi. Buonasera. Buonasera, signorina. Scusate l'orario. Non c'era tempo di prendere un appuntamento. La giacca? Non c'era tempo neanche per quella. Sì, scusate, però signorina, sì, ho lungamente riflettuto sulle parole che mi avete detto. Sì, sono molto molto rapido a riflettere. Credulone, ecco. Io credo, signorina, che la credulità, scusate il gioco di parole, sia la debolezza dell'uomo, ma la forza del bambino. Mi spiego meglio. Oggigiorno i nostri giovani hanno ben poche alternative all'educazione, no? Leggi monolitiche di disciplina e comportamento da seguire come se fossero le regole di un carcere. Di questo passo non andiamo da nessuna parte, signor Isis. Ci aspettano generazioni e generazioni di giovani pronti a stigmatizzare le proprie idee come verità assoluta, magari in grado di leggere, di scrivere, magari al punto da elevare loro stessi al rango di maestri, ma a che costo? Senza essere in grado di andare a fondo nelle cose, senza riuscire a comprendere gli altri, o peggio ancora, senza riuscire a comprendere loro stessi. Sì, ci sto arrivando, grazie per avermelo chiesto, signor Isis. La risposta è tutta qui, il cigno dell'Avon. Shakespeare. William Shakespeare. E sono racconti, sono brevi racconti facili da leggere che hanno per protagonisti i personaggi immortali del bardo. Sempre Shakespeare, sì. In questo modo i nostri giovani potrebbero comprendere ciò che c'è da carpire dell'animo umano in un modo in cui i nostri attori non riescono più a restituirci. Sì, signor Isis, sarà meglio ascoltare. Le due più importanti famiglie di Verona erano i Montecchi e i Capuleti, divise da una faida antichissima che arrivava fino ai rami più remoti della famiglia. Insomma, nessuno di casa Montecchi poteva incontrare un Capuleti senza che volassero botte e insulti. Una sera, il vecchio Capuleti organizzò una festa a casa sua. Chiunque è il benvenuto, purché si intenda non appartenga a casa Montecchi. E così furono invitati tutti i gentiluomini e le belle dame di Verona, compresa Rosalina, la fanciulla di cui era innamorato Romeo, il figlio del vecchio Montecchi. Così Romeo, pur sapendo quanto pericoloso fosse, si mise una maschera e si imbucò alla festa per incontrare la bella Rosalina, che ahimè non ricambiava il suo amore. Ma quando le danze incominciarono, lo sguardo di Romeo si posò su un'altra fanciulla che danzava. Cosa? No, adesso arriva la parte bella. Adesso arriva la parte in cui Romeo incontra Giulietta. No, signorina. Sì, certo. No, non ci avevo pensato, però. Sì, signorina.
Certo. Giusto, certo. Grazie. Grazie, signori Sis. Grazie. Che strano sogno ho fatto, Charles. Ero in una stanza. Ma non era casa nostra, era... Era una stanza in mezzo alle altre stanze. Tu non c'eri, Charles. Però c'era tanta gente. Mi guardavano. Mi facevano delle domande. Io conoscevo le risposte, ma quando provavo a darle, dalla mia bocca non usciva alcun suono. Capito? Charles. Charlie. Charles. Charles, sei vivo? Yes. Oh! Boo! Boo! Che c'è, eh? Che succede? Charlie Tartaglia in uno dei suoi giorni no. Che c'è? Ti hanno di nuovo dato le botte a scuola? Eh? Dillo alla tua Mary, che succede? Eh? Ti hanno di nuovo spinto per le scale? È colpa tua, Charles, se non riesci a camminare. Impara a mettere i piedi uno davanti all'altro. Charles, smettila di ignorarmi, Charles! Smettila! Se non smetti di ignorarmi, do fuoco alle tue cose. Lo faccio, Charles! Lo faccio, Charles! E questa? Che cos'è? No. Una lettera? No. Chissà se la cera con cui l'hai chiusa no, prende aspetta. Fuoco più no, facilmente. No, aspetta. No, 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 no! Oh! Stavi per dare fuoco a tutto! Lo so. Sei pazza! Sì! Chi è Barbara, Charlie? Non sono affari tuoi. Non sono affari. Vuoi che dica a Barbara che cosa fa Charlie Tartaglia quando è triste? No. Charlie Tartaglia, quando fa notte, si assonno sbadiglia, o si cura le botte. Ma se non riesce a rilassarsi, lui allora sospira e comincia... Basta! Basta, Mary! Ma io sono un mediocre! Un mediocre, Mary, eh? Eh? Perché nessuno mi vuole? Perché nessuno mi vuole pubblicare, eh? Sono un mediocre! Io avevo avuto un'idea bellissima, un'idea che fosse mia, che fosse anche tua, un'idea nostra. Io volevo raccontare Shakespeare come si farebbe a un bambino. Cosa? Senza la vanità dei suoi versi, ma col sangue delle sue passioni, come piace a te, eh? Come piace a me, i nostri giochi per regalarli a qualcuno, però non ha funzionato. Perché non ha funzionato? Neppure Shakespeare!
Chiunque lo prende da secoli lo mastica, lo sputa di male in peggio, ne fa quello che vuole. Ora che lo prendo io, per dirlo davvero, per darlo a qualcuno, non funziona più. Ma perché non funziona? Perché non funziona, Mary? Perché? Hai dimenticato Mercuzio. Shakespeare non l'avrebbe fatto. E avrebbe sbagliato. È un personaggio inutile e sopravvalutato, Mercuzio, che compare alla fine del primo atto, dice delle cose su delle fate che non vedremo mai, poi muore all'inizio del terzo atto perché ha ficcato il naso dove nessuno gli ha chiesto di farlo. È un buffone, Mercuzio, travestito da gentiluomo. Ma fa ridere, Charles. E la gente ha bisogno di ridere. Se non dai loro Mercuzio che li sorprenda dall'inizio, come puoi pretendere che si commuovano alla fine? Tu sei bravo, Charles, davvero. Sai scrivere, ma sei un idiota. Aspetta, che fai? Mi occupo di te fino all'ultimo istante. Quando ero piccolo, dottore, non riuscivo neanche a impugnare la penna. Mi scivolava via dalle mani per quando mi sudavano. La gente diceva che non ero normale, perché la mia lingua non obbediva alla mia mente, ma era la mia testa, dottore, a essere troppo veloce per essere inseguita. Nessuno lo capiva, a parte Mary. Allora lei si avvicinava, prendeva la mia mano nella sua e scriveva al posto mio. Tutte quelle lettere che si agitavano sulla mia lingua, lei le fissava con la penna sul foglio. Era tanto dolce Mary con me. Poi cambiò qualcosa, lentamente iniziai a percepire mia sorella come si fa con quei parenti alla lontana che si vedono una o due volte all'anno, solo che lei era lì. Lentamente però la sua presenza diventò assenza, ma la scrittura rimase. I primi tempi, quando i nostri sguardi si intrecciavano, lei sorrideva, poi sempre meno, persa in dei pensieri che io non capirò mai, dottore. A Mary io non lo confesserò, è per lei se ho deciso di fare lo scrittore, sì. Passato quel momento della nostra infanzia non restava granché scrivere. Era l'unica occasione che avevo per tenermi stretto mia sorella. Bene, grazie per avermelo chiesto, dottore. Da anni, anni, anni e anni la mia vita è sempre la stessa. Mi sveglio, aspetto che venga la sera e vado a dormire. Sì, Charles passa il suo tempo con me. Passeggiamo di tanto in tanto, ma solo la mattina presto, prima che le strade si riempiano di curiosi che escono solo per vedere la pazza di Edmonton, la giovane donna che si è macchiata del più atroce di tutti i delitti. Credete che io non lo sappia, dottore? Io li vedo. Sento i loro sguardi su di me, le loro risate. Per fortuna che c'è Charles, dottore. Charles è un uomo meraviglioso. Tutti quegli spettri, quei fantasmi che mi dicevate di scacciare via, io li imprigiono su un foglio sporco di inchiostro. Spero che Charles sia felice, dottore. Non mi fraintendete, è sempre allegro, anche quando non dovrebbe. Fa certe battute che non fanno ridere nessuno, ma a me sì, per quanto si trattiene diventa rosso rosso in viso e... Io l'adoro, dottore. Che strano modo che ha la vita di premiarti. Se io quel giorno non avessi fatto quello che ho fatto, forse non mi sarei mai accorta di quanto Charles sia importante per me. Allora? Charles, allora? Charles, non tenermi sulle spine, allora? Non accettato. Non accettato!
pubblica domenica! La pubblica domenica! È tutto vero! È tutto vero! Ce l'abbiamo fatta, Mary, capisci? Capisci? È tutto vero! Finalmente la gente lo saprà che non sono un cialtrone! La gente lo saprà che sono uno scrittore! Hai capito, Mary? Ma tutte le immagini lasciate... No, immagina, tutta la scena fuori alla casa editrice, no, immagina, tutta la scena, tutta la gente, no, la folla che vuole il libro fuori, e io arrivo un po' nascosto, cioè, sì, umile, sì, Charles Lamb, sì. Sì, Charles Lamb, l'autore di Tales from Shakespeare. Charles, ci sarà il mio nome lì sopra? No, aspetta, aspetta, Mary, ragiona. Mary, lasciami spiegare. Me l'avevi promesso! No. Charles, me l'avevi promesso, io ti avevo creduto! Mary, ragiona, che cos'è un nome? Una rosa con un altro nome non avrebbe lo stesso profumo? Un nome è tutto! Che ne dica Giulietta, in quei racconti ci sono io! E come al solito tu ti stai prendendo tutto il merito! Mary, pazienza! Pazienza! Pazienza, Mary, presto arriverà il tuo momento, Mary! Pazienza! Charles, non usare frasi fatte con me! Non arriverà mai il mio momento e tu lo sai bene, come sai bene che non ti avrebbero mai pubblicato se non fosse stato per le parole che io ho scritto nel tuo libro. Charles, tu sei un mediocre, tu sei un mediocre e come tutti i mediocri hai un futuro roseo che ti aspetta in questo mondo di bestie. Basta, Mary, basta. Io sono bravo. Io so scrivere. Basta sminuirmi, basta denigrarmi, Mary, non ho più 10 anni. Io sono bravo, io so scrivere. Lo sai perché io ho un editore e tu no? E non è perché mi chiamo Charles, non è perché sono maschio, è perché sono bravo! Perché ho studiato, sono migliorato, ho imparato e ora sono bravo. E tu? Che hai fatto tu nel fatto? Le bambole! Hai fatto? Hai giocato con le bambole! Ferma nelle tue ossessioni! Ma che vuoi tu da me, Mary? Che vuoi? Che vuoi? Che devo fare? Che vuoi tu da me? È difficile, Mary. Tu pretendi che io faccia qualcosa. Ma che devo fare, Mary? È difficile! È troppo difficile, Mary! Non ho ucciso io, mamma! Sei stata tu! Dieci anni fa! E se allora io non ti avessi fermata, tu staresti qui con quel coltello in mano a infilare la lama in quel corpo senza fiato ancora e ancora e ancora! E farei bene! 100 colpi, 1000 colpi meritava quella strega di nostra madre. Ma davvero non lo capisci? Sei sciatta, Mary! Sei brutta, Mary! Non troverai mai un marito, Mary! Ma io non lo voglio un marito, madre. Ho qualcosa da dire anche io, senza dover prendere il cognome di nessun altro. E lei rideva. A chi vuoi che importi quello che hai da dire, Mary Lamb? È già tanto che non sperperi tutti i nostri averi con la tua dote. E rideva. Poi un giorno successe. Fu mentre tu eri nella tua comoda cella di manicomio. Mi aveva promesso a un tale che neppure conoscevo. A metà del prezzo! Come una schiava, Charles. A metà del prezzo. Non mi ricordo neppure come si chiamasse. Mi ricordo che venne a casa per conoscermi, puzzava, mi annusava il collo, provava a infilarmi le mani sotto la gonna. Fatelo smettere, madre, per favore, fatelo smettere. E lei rideva, contenta di aver finalmente trovato un marito degno della sua figlia pazza.
poi tornasti tu. E io credevo che l'incubo sarebbe finito, che mi avresti salvato, ma no, il principe era troppo preso dalla sua melanconia. Apparecchia per tuo fratello, Mary Lamb. Se non sai neppure apparecchiare, ti rimanderanno indietro e ci chiederanno i danni. Mettilo dritto quel coltello, mettilo dritto quel coltello, mettilo dritto. L'ho messo nell'unico posto in cui doveva stare. Se davvero avessi voluto aiutarmi, magari le cose sarebbero andate diversamente. Se davvero avessi voluto aiutarmi, Charles, oggi saresti andato dal tuo editore, fiero della tua folle sorella, in un mondo di matti, a difendere le mie idee, Charles, le nostre idee. Avevi promesso che saresti rimasto con me fino all'ultimo istante, Charles, fino all'ultimo istante. Ma non è vero. Tu vuoi essere felice. Tu vuoi sposarti. Tu vuoi essere normale. Ma tu non sei normale, Charles. Smettila di provare ad esserlo e comincia a lottare. Tu sogni di diventare un eroe. L'eroe di uno dei tuoi romanzi preferiti, Charles, ma tu sei già un eroe. È solo che la tua storia non può scriverla nessun altro, a parte te. Trovato David. Vi dispiace se vi chiamo David? Scusate l'orario, ma ero qui perché ritenevo importante raccontarvi una storia. Una storia che sarebbe meglio non pubblicare, la storia dei fratelli Lamb. La conoscete? No, vi prego, state zitto e lasciatemi parlare. Grazie. C'erano una volta Charles e Mary Lamb, che nacquero con una sorte insieme gloriosa e infausta di avere un grande talento e una tara familiare che a me conduceva alla follia. Vi ho detto di stare zitto, per Dio! Mi hanno mai detto che sono stato quasi un anno della mia vita in manicomio, David? No? Mi ci hanno rinchiuso perché avevo iniziato a mettere in discussione le leggi di Dio e degli uomini. La chiamavano melanconia perché avevo perso il gusto per ogni cosa. Non leggevo più. Non praticavo più esercizio fisico, avevo perso il bell'aspetto, non mi concedevo gli svaghi dei giovani. Il principe è pazzo, dicevano tutti, il principe è pazzo, ma io non ero mai stato così lucido. Poi accadde una cosa bislacca. Mentre io ero in quel posto che voi chiamate
manicomio. Quella macchia invisibile si spostò dalla mia mente a quella di mia sorella, Mary. Così io guarii, no? Lo dicevano i dottori, io ero guarito. Ero guarito. E tornai a casa. E mia sorella fece l'unica cosa possibile per dare una svolta alle nostre storie, uccise nostra madre. Uccise la strega. Non mi interrompete più? Bene. Da quel momento Charles giurò che si sarebbe occupato di Mary a qualunque costo, fino all'ultimo istante, purché non passasse un solo giorno della sua vita in quel posto orribile. Ma voi davvero avete la pretesa che un matto lì dentro guarisca? Ma come, per miracolo, eh? Per un intervento divino? Dio non esiste, David. Un matto lì dentro smette soltanto di chiedersi se per caso fosse dalla parte del torto. Voi pubblicherete questo libro, certo, ma lo farete secondo le mie regole. Lo pubblicherete con il nome mio e di mia sorella. Attendo quanto prima una copia della nuova edizione, signor Isis. Attendo quanto prima una copia di Tales from Shakespeare, di Charles e Mary Lamb. Hai visto? Hai visto, Mary? Sono stato... Oh. Sono stato bravo, Mary. Hai visto? Ce l'ho fatta, io sono stato... Ce l'abbiamo fatta, Mary. Ce l'abbiamo fatta. Che strano sogno ho fatto, Charles. Ero in una stanza, ma non era casa nostra, era una stanza in mezzo alle altre stanze. Charles? Charlie? Lilu? Che giorno è oggi, Lilu? Io a volte perdo il tempo e i minuti e gli anni si assomigliano. Charles? Charles, dimmi qualcosa, ti prego. Non mi lasciare da sola. Quando tu te ne vai, io resto da sola, io ricomincio a sentirle. Sento le voci e sono voci cattive che mi dicono che tu non ci sei più. Ma me ne ricorderei, no? E questo? Che cos'è? Oddio, Charles! Ce l'hai fatta! Hai mantenuto la promessa! Questi siamo noi! Non io! Non tu! Noi! Charles, dimmi qualcosa! Raccontami una storia, ti prego. Raccontami Shakespeare. Certo. Mettiti comoda. Tutto comincia così. C'era una volta un'isola in mezzo al mare. Su quest'isola viveva un vecchio poi, di nome Prospero. Prospero viveva in una caverna, una sorta di cella scavata nella roccia, talmente umida che talvolta gocciolava. Prospero chiamava questa caverna il suo studio e ci teneva dentro tutti i suoi libri di magia. La conoscenza di quell'arte gli si rivelò molto utile quando con quella riuscì a liberare lo spirito Ariele, tenuto prigioniero dalla perfida strega Sicorace. Ariele era uno spirito piccolo,
e vivace e non aveva nessuna malignità dentro di sé, se non forse l'eccessivo piacere che provava nel tormentare gli orrendi mostri che popolavano quell'isola. Benché temesse più di ogni altra cosa di restare da solo, Ariele sognava la libertà. «Se mi aiuterai a compiere i miei propositi», gli disse Prospero, «allora ti renderò libero». E Ariele così fece. Utilizzò tutta la sua magia per radunare presso Prospero tutti coloro che in vita lo avevano screditato. Ma Prospero non voleva vendicarsi, no. Prospero era un uomo buono, voleva solo riconciliarsi con loro. E così fece. Spezzò la bacchetta e disse: «Mio fantastico Ariele, ora i miei incantesimi sono finiti. Mi restano solo le mie forze, sono piuttosto poche, a dir la verità. Adesso tocca a te, pulcino mio, e poi libero agli elementi. Soffia col tuo fiato gentile le mie vele, o viene meno il mio proposito, che era di dar piacere». E Ariele soffiò con tutte le sue forze. Il suo soffio aveva il suono di una canzone che gonfiò le vele della nave fino alla costa. Fu un viaggio piacevole quello di Prospero, reso sicuro dalla guida di Ariele, fino all'ultimo istante, fino all'ultimo istante. Siamo Cercamondo Compagnia Teatrale, veniamo da Napoli, siamo felicissimi di essere stati qui per queste due sere. Grazie. Grazie. È bello avere un pubblico così numeroso, nonostante siamo praticamente sconosciuti e forestieri. Vedete noi due, ma la compagnia è più ampia, ci siamo noi in scena, c'è Salvatore che ci segue nelle nostre avventure in giro. C'è Emanuele Pontoni, il maestro Emanuele Pontoni alle musiche, Triscia Palma alle scene, Rosario Martoni ai costumi, Danilo Cencelli al disegno luci. In questa occasione siamo una squadra che ce la mette tutta e quindi grazie allo Spazio Teatro Noema che ci ha accolti con tutto il reparto tecnico che abbiamo adottato, da cui siamo stati adottati. Grazie ragazzi. E grazie alla dottoressa Livia Pomodoro che ci ha chiamati. E niente, grazie a voi che siete stati super affettuosi, ci avete fatto sentire veramente a casa e ben voluti. Se vi siamo piaciuti, ditelo in giro. Se non vi siamo piaciuti,
E ultimissima cosa, siamo una compagnia abbastanza giovane, non d'età, perché poi sembriamo più giovani di quelli che siamo, ma siamo nati da poco, quindi se ci volete seguire sui social, ci chiamiamo Cercamond Compagnia Teatrale, ci trovate sia su Facebook che su Instagram, se ci mettete un segui saprete anche che torneremo altre volte a Milano, quindi se ci volete venire a trovare. La dottoressa vuole aggiungere qualcosa? Voglio ringraziarvi tantissimo, sono felice che voi li abbiate apprezzati, perché noi abbiamo scelto quest'anno, per quanto riguarda la parte di prosa, di puntare sui cosiddetti giovani, di puntare su coloro che cominciano a fare delle cose sentite con il cuore e che possono interessare tutti quanti. E questa sera abbiamo avuto la sensazione, come anche ieri sera, che sono stati molto apprezzati. Grazie. 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 Sono sicura che tornerete. Speriamo presto. Sono sicura che sarete ancora con noi. Grazie. Siete bravi, attenti. E poi il teatro di parola, quando è fatto come lo fate voi, ci insegna una cosa, che il teatro di parola non è morto. E questo è molto importante. Questo è molto importante perché è quel teatro, è quel teatro che sta dentro di noi, che ci fa sentire tutti uguali, che ci fa sentire esseri umani che sperano di poter dialogare con altri esseri umani, quale che sia la loro condizione e quale che sia il loro modo di essere, senza distinzioni, senza diversità e soprattutto sentendo come un prezioso dono la diversità degli altri. Grazie ragazzi. Grazie. Ci avete dato una bellissima lezione. Grazie. A presto.